È una delle diverse attività che noi stiamo come Regione Abruzzo portando avanti insieme al CoRePra, al Consorzio Nazionale, che è preposto proprio al recupero e riciclo di materiale plastico. A novembre scorso abbiamo dato i risultati di un'altra iniziativa che si chiamava Un Sacco in Comune, era un concorso a premi, vinse il Comune di Giulianova. Oggi abbiamo, oltre ad aver presentato questa attività che è rivolta prevalentemente all'utenza turistica, ecco perché sono stati interessati 10 centri balneari abruzzesi, da nord a sud, da Martinsicuro a Ortona, passando per Sivi Marina, Pineto, Giulianova, Pescara, Montesilvano, Francavilla. Ed è una iniziativa di carattere informativo e divulgativo, ovvero si evidenzieranno e si cercherà di sensibilizzare gli utenti sulla importanza di queste buone pratiche, rivolgendosi anche ai più piccoli con delle attività ludiche pomeridiane. Ma abbiamo anche presentato i risultati di questa attività che nel corso del 2015 ha portato l'Abruzzo ad essere eccellenza in campo nazionale, perché registriamo un più 15% a fronte di una media nazionale che si attesta sull'8%.